Ciao, facciamo insieme questa torta al cocco e cioccolato. Ecco qui gli ingredienti che servono. Cominciamo col setacciare 220 g di farina bianca. Poi aggiungiamo del cacao 50 g e lo setacciamo. Setacciare le polveri ci aiuterà ad ottenere un dolce morbido e soffice. Ora passiamo al setaccio anche una bustina di lievito. Aggiungiamo 30 g di cocco rapé o farina di cocco e lo zucchero, un pizzico di sale. E mescoliamo bene le farine. Il cocco devono essere 30 grammi e lo zucchero 80. Dopo aver mescolato per bene le farine, aggiungiamo l'olio, 5-6 cucchiai di olio di semi, e poi aggiungiamo il latte. Il latte non c'è una quantità precisa, ma l'aggiungiamo un po' alla volta quanto basta. Per questa ricetta io ho utilizzato un bicchiere e mezzo di bevanda vegetale alla soia. Ecco qui il composto è pronto e lo mettiamo dentro una tortiera, quelle per le ciambelle con il buco al centro, già oliata. Sistemiamo tutto il composto dentro la nostra tortiera, la livelliamo e poi la inforniamo a 180 gradi per 25-30 minuti. Prima di sfornare la torta, ricordiamoci di fare la prova a stecchino. Ecco qui la ciambella cotta dopo 25 minuti circa di forno, già caldo. Come vi ho già detto, ora aspettiamo qualche minuto per toglierla dallo stampo. Per toglierla dallo stampo, semplicissimo, utilizziamo un piatto, la rigiriamo e poi in questo modo la giriamo un'altra volta sul piatto di portata. Ecco qui è morbidissima, ancora calda, quindi aspettiamo un attimino per tagliarla. E se mi seguite su Instagram avete visto come ho realizzato la mia piccola tortina con uno stampo improvvisato. Ah, ricordatevi sempre di fare la prova a stecchino. Per la versione social ho scelto di coprire la torta con una glassa al cioccolato, fatta semplicemente con latte e cioccolato fondente. Quando il latte caldo ha fatto sciogliere tutto il cioccolato, ho cosparso il cioccolato sopra la ciambella ed ecco qui il risultato. La torta è sofficissima, è super buona e golosa. In questa versione poi è proprio super. Spero che il video ti sia piaciuto e ti sia in qualche modo utile. Lasciamelo detto in un commento e lascia un mi piace. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao, alla prossima ricettina!